Ma sicuro? Michele Murri? Ui, caro Ettore, fa piacere, fa piacere. Pure a me. Ettore, come va da queste parti? Sai, abita qui un mio amico, un certo Luigi Strada. Tiene affittato una camera mobiliata. Questa è la casa della signora Lo Giudice. Vedova Lo Giudice, ma è mia sorella. Ah, è tua sorella, non lo sapevo, sai. Io sì. Lo credo. Sì. Senti. Sì, piacere. Dimmi una cosa, Michele, ma allora tu conosci Luigi Strada? No, io sono arrivato da poco. Ah, già, perché tu hai viaggiato. Io sono stato... Come? Non ho capito. Non lo nominiamo. Sorvoliamo. Sì. Non lo nominiamo. Non ci siamo visti per circa un anno noi due. Sì, è più di un anno. Ma ti vedo nervoso, ti vedo un poco sconvolto. Che ti succede? Guarda, Michele, io ti dico tutto, ma mi raccomando il segreto. Di che si tratta? Da un momento all'altro mi arrestano. E capite, Michele, da un momento all'altro mi arrestano. Perché ti arrestano? Tu sai che io faccio l'agente di assicurazione. Poi sai, sono innamorato di una ragazza, si chiama Olga, povera figlia, non tiene né padre né madre. No, Michele. E chi l'ha fatto? Come chi l'ha fatti? No, mi fa piacere. No. La domanda mia è precisa. Scusa. No, sei tu che hai affermato una cosa sbagliata. Mi dispiace. Tu hai detto, povera figlia, parlando di Olga, non dire né madre né padre. Ecco che la mia domanda è precisa. Chi l'ha fatta? Michè, il padre e la madre. Allora li tiene. Sì, li teneva. Adesso sono morti. Allora si dice orfana. C'è la parola, perché non la dobbiamo usare? Parliamo con le parole appropriate, sennò io imbroglio. Sì, Michè, come vuoi tu, è orfana. È orfana. Sì. Sai, sono io che penso al suo mantenimento. Poi devo mandare avanti l'intera baracca della mia famiglia. I tempi non sono favorevoli. E così poco per volta ho incominciato a prendere soldi dalla cassa. E adesso mi trovo con un vuoto di 1,5 milioni. Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Perché non vai in questura? In questura? Vaga a questura. Io che ti posso dire? Io che consiglio ti posso dare? Là invece tu trovi gente pratica, mi spieghi? Tu vai là, dici, mi trovi in queste condizioni, come mi devo regolare? Ma quelli mi arrestano immediatamente, Michele. Dico in linea amichevole. Ma che con linea amichevole, là sopra cerchi le amicizie. L'unica speranza mia è questo Luigi Strada. Perché è ricco? Ma che, non tiene una lira. Ma sai, è un traffichino, tiene molte conoscenze. Può darsi che trovi lui la persona disposta ad anticiparmi la somma. Io darei delle garanzie, naturalmente. C'è un vostro amico che vi sta aspettando là dentro. Sì, bene. Chi è? Non lo so, adesso guarda, aspetta. Chi è? È Luigi Strada, quell'amico mio di cui ti ho parlato prima. Che? Che? Perché fate? Che? Mi esercito, mi tengo in allenamento, che? No, niente a fare, non lo dovete fare. Perché? Finalmente abbiamo capito chi è che si divertiva la mattina. Rimbombava nel corridoio, non si poteva dormire. Quale corridoio? Non si fa. Sì, pure nel cortile. Il dottore ha detto che non si fa, non lo dovete fare. Va bene, non lo faccio. Non lo dovete fare. Ma chi è? È Michele Murri, il fratello della tua padrona di casa. Siete il fratello della padrona di casa, sì. Voi ridete, sì. L'amico qua ha passato un guaio. Si è rubato 1,5 milioni. No, che c'entra? Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Ma erano soldi tuoi? No. E allora li hai rubati? C'è la parola, perché non la dobbiamo usare? Michele, è stata una fatalità, ti prego. Immagino la tua preoccupazione. Sì. Non ne parliamo, sta più morto che vivo. Sta più morto che vivo.
Vedete se ce le potete prestare voi. Voi siete tanto buono. Insomma, magari lui mi fa una garanzia, ve la faccio io. Insomma. Sì, figurati. E perché non mi hai detto subito? Un milione e mezzo. Sì, sì, ecco qua. Ecco, qua c'è un milione. Sì, sì, qua ce n'è un altro. E se mi servo così spicci, 400-500 mila lire, Fate così si fa. Uno si aiuta, ci dobbiamo aiutare vicendevolmente. Pigliate sotto, va? Mica, abbi pazienza, non è il momento di scherzare, ti prego. Ma scusa, perché vuoi fare il superbo? Se l'amico si mette a disposizione, pigliate i soldi, è pure un'offesa per lui. Mica, abbi pazienza. Dateceli, che se li prende. Ma io da dove li prendo? Che, no, non glieli volete dare più? Ma non li ho. Adesso dite che non li avete. Ma non li ho mai avuti, lei, se dite. Pigliate, non lo so. Voi, ognuno è padrone di spendere il proprio denaro come meglio crede, ma insomma, se voi mi volete negare l'evidenza, no. Voi in questo momento avete tirato fuori un pacco di biglietti da 1000, così poteva essere un milione e mezzo, l'ho visto io. No, oh, amico, che... non scherzate. Io non scherzo. Guarda, che scherzo. Ho fatto o buffo. Faccio o buffo. Non glieli volete dare, non glieli date. Perché, come si dice, come mi ripeto, ognuno è padrone di collocare il proprio denaro come meglio a piacere. Ma se mi volete negare l'evidenza, no. Voi in questo momento avete tirato fuori un rotolo di biglietti da 1000 da questa tasca, legato con un nastro rosso, l'ho visto io, proprio legato stretto, ma volete... Lasciatemi in pace, sentite, mi devi 50 lire, l'ho perduto pure. No. Hanno bussato. Sentimi, Michè, guarda. Mi pare che hanno bussato, nascondimi, ti prego, non voglio farmi vedere. Andiamoci in camera, vieni, porta lì. Sì, sì. Non si fa così, in amicizia chi te ne caccia.